Il paradiso, anticipazioni del 14.04, minaccia il fratello Tancredi. Nella soap opera Il paradiso delle signore continuano a intrecciarsi tante storie. Nell'episodio in programmazione il 14 aprile 2023 su Rai 1, Marco di Sant'Erasmo, Moisè Curia, ricatterà il fratello Tancredi, Flavio Parenti. Dicendogli di essere disposto a far sapere tutta la verità a Matilde, Chiara Baschetti, sull'incendio avvenuto nel mobilificio di famiglia. Gli spoiler riguardanti la 145esima puntata, che andrà in onda su Rai 1 venerdì 14 aprile, anticipano che Marcello, Pietro Masotti, sarà deciso a raggiungere Adelaide, Vanessa Gravina, a Lione, a fermare la partenza di Barbieri sarà una scoperta sulla contessa. Apprenderà che la sua amata in realtà non si trova in Francia, intimorito dal pensiero che la Dark Lady abbia qualche segreto. Marcello si allerà con Ludovica, Giulia Arena. Maria, Chiara Russo, capirà cosa prova nei confronti di Vito, Elia Tedesco, nell'istante in cui apprenderà che è in procinto di lasciare Milano. La mantia rinuncerà a partire, ritirando così le dimissioni dal grande magazzino. Successivamente, dopo aver parlato con la sua ex fidanzata Gemma, Gaia Bavaro, Marco avrà ulteriori sospetti sul coinvolgimento di Tancredi con la distruzione della fabbrica della famiglia Frigerio. A questo punto il giovane di Sant'Erasmo minaccerà il fratello, dicendogli che sarebbe pronto a svelare ogni dettaglio della notte dell'incendio a Matilde. Anche questa volta Tancredi avrà un piano per negare che ci sia il suo zampino con l'accaduto. Nella puntata precedente del 13 aprile, Marcello riceverà un regalo dalla contessa Adelaide di Sant'Erasmo. Proprio dopo essersi riavvicinato alla sua ex fidanzata Ludovica. Francesco, quando saprà che Vito si è licenziato, manifesterà l'intenzione di aprire il suo cuore alla ricamatrice Maria. A non essere d'accordo saranno Salvatore, Emanuel Caserio, e la madre Palma, Valentina Tomada. Marco vorrà vederci chiaro, anche se Tancredi gli dirà di non essere coinvolto con l'incendio che ha distrutto la fabbrica della famiglia di Matilde. Così il giornalista farà una scoperta durante una conversazione che avrà al telefono con il maggiordomo della villa in cui abitava.